Ci troviamo qui a Sant'Angelo a Scala, presso Palazzo Carafa, nel nome del Papa. Nato a Sant'Angelo a Scala, secondo alcuni. Guardate che palazzo, che avrà almeno 500 anni di storia, a giudicare anche dai portali, che poi sono stati modificati nel corso del tempo. La pavimentazione ovviamente non è quella originaria, ma vedete la vastità di questo palazzo e i numerosi ingressi. Questa è un'altra uscita. Ora andremo a vedere la mostra fotografica. Buonasera signora. Prima era nata Rosa di Gessione, non esiste più. E vedo, è tutte viste di Angiolina. Allora, non mi do. Questa è la nonna Mariella qua. Quello mi ci ho collocato una. Ma stavano facendo delle visite guidate anche da altre parti? Eh? Facevano delle visite guidate per caso, pure oggi pomeriggio? Non lo so. Ecco le spoglie di San Silvestro Papa. Questa dovrebbe essere indicata del 2012, questo è un lavatoio che si trova proprio nelle vie del centro del paese, questo è quello che resta del castello, questi sono i ruderi dell'Incoronata a 3 ore a piedi dal centro di Sant'Angelo a Scala. Thank you.
Questi evidentemente devono essere i resti del castello che furono scoperti. Questo è Palazzo Carafa, dal nome di Papa Paolo IV. E queste sono anche le reperti romane, attenzione, di Sant'Angelo a Scala, soprattutto quest'ultimo, eccolo qua. Dovremmo intravedere la parola Silvanus, Silvano, Selva, visto che qui ci sono patroni di San Silvestro, sono state trovate appunto nei boschi di Sant'Angelo a Scala.